Oh Tappo, ma dov'è Anto? Anto si è già chiamato, è al bar. Posto. Beh, andiamo di già. Allora, aggiungiamo e andiamo a bere. Ciao ragazzi, buonasera. Così posso offrire? Cosa volete che da bere? Cosa facciamo? Gin, liscia? 4 centesimi. Gin. Ah, tu maggiorenni? Io no. Sì, sì. No, vabbè. Pure. Oh, buona serata ragazzi. Ragazzi, andiamo a fumare, basta. Si parte ragazzi. Ma Anto dov'è? Oh, è vero. Anto l'ha visto sbucare. È rimasto a sbucare. Che coglione, leggerino di merda. Scemo. Oh ragazzi, guardate cosa ho fatto io. Sì. Rolla la canna. La piccio. Ma la sono brevissimo. Anch'io sto malissimo. Sta attento, dobbiamo andare a salvia. Tappo pippale. Grande Tappo! Tutto a posto. Tappo, stai bene? Ed Antonio, dov'è? Ed Antonio, dov'è? Come flesso, fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco, hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo. Adesso andiamo a fare shopping. Ok. E andiamo all'Iper. Già 24k il sugo gang. Accorti. Questa mattina in prima pagina abbiamo una notizia dell'ultima ora. È un incidente successo a Milano Marittima con due giovani vittime. Abbiamo sul posto in diretta la nostra inviata Giada che ci spiegherà meglio. Sì Camilla, sono qui in diretta da Milano Marittima dove è avvenuto l'incidente. L'incidente sarebbe avvenuto stamattina sulle 5:30 tra due auto. Una con a bordo 4 ragazzi e una con una giovane coppia. I 4 ragazzi sono sopravvissuti all'incidente e sono stati portati di urgenza in ospedale. La giovane coppia purtroppo non ce l'ha fatta. Abbiamo qui due testimoni che hanno assistito all'incidente. Sì, in pratica noi procedavamo dietro la macchina blu dove c'era la giovane coppia e all'improvviso spunta una macchina nera dove c'erano dei giovani, a quanto pare abbastanza messi male. Si vedeva che sbandavano ovunque. Poi è successo quel che è successo. La macchina è andata a sbattere contro l'altra, vetri che volavano ovunque. Nessuno indossava le cinture di sicurezza in entrambe le auto, quindi insomma se la sono tra virgolette andata a cercare, ecco, se forse non ci sarebbe scappato il morte se forse avessero avuto la cintura. Adesso ho rispettato le regole della strada, siamo veramente sotto shock, quindi ci dispiace. Non ce la sentiamo più. Da qui è tutto, lascio la linea a te e allo studio. Non abbiamo ulteriori aggiornamenti, per oggi è tutto e grazie per l'attenzione. Analizziamo l'illegalità nella quotidianità, come ad esempio dare da bere ai minorenni, non allacciare le cinture di sicurezza, guidare in stato di ebbrezza e sotto sostanze stupefacenti.